Ben arrivato. Evviva Carlo Conti. Ah, Paolo. Paolo. Gagliardo. Gagliardo è il cognome di Paolo. 32 anni di Imperia. Le origini sono campane, però. È stato un lungo tragitto, Carlo. Siamo partiti in Svizzera 32 anni fa, dove sono nato. Ho vissuto lì fino a 7 anni, poi con i miei genitori ci siamo trasferiti nella loro terra di origine, anche la mia, che è il Cilento, nel cuore del Parco Nazionale. Se vuoi venirci a trovare, sei nostro ospite. San Giovanni a Piro, un paese bellissimo, una frazione bosco con tanta cultura storica, una perla sul mare che si chiama Scario, sei benvenuto tu. E le professoresse, ovviamente, che vengono da solo. E poi dopo ti sei spostato a Imperia. No. No, poi dopo, ancora no. Dopo sono andato a Napoli. Figurati. Passiamo da Napoli. Mi sono diplomato, sono andato a Napoli per studiare, vi ci sono rimasto altri anni, mi sono innamorato di questa magnifica città. Ho conosciuto tanta bella gente, ho collaborato con loro, vivevo a San Gregorio Armeno, che tu conosci molto, molto bene. Per il presepi, ho avuto, ho avuto modo anche. E sei molto legato ai presepi napoletani. Certo, ho avuto modo anche di. Ho avuto l'onore di collaborare con i mastri presepiali di San Gregorio Armeno. E poi. Quattro anni fa sono andato in Liguria. Perché? Per lavoro e per amore. Per amore di Alessia. Alessia che ti accompagna. Ciao Alessia. Ciao Carlo. Che storia, eh? Hai visto? Hai visto che storia, eh? Questo amore, Carlo. Senti, ha qualche difetto Paolo? O ne ha tantissimi. Quanto tempo hai? Ah, ecco. No, scherzo. Allora, diciamo che un difetto che proprio si può chiamare difetto grandissimo è uno smemorato. Si dimentica tutto. Tutto, e quando dico tutto, Carlo, dico tutto. A parte... A che ora è il giorno in cui gioca il Napoli? Ah, quello lo sa proprio. Quello possiamo stare tranquilli. C'è un microchip incorporato che glielo ricorda. Un'agenda personale all'interno. Sì. E poi niente, insomma, però ha tanti pregi. È molto leale. E poi non me ne vengono più, guarda. Va bene questo. Vero che hai anche presentato concorsi di bellezza. Eh sì, siamo colleghi. Miss Italia, io Miss Agriturismo. Miss Agriturismo. Non l'avevo mai sentita. Concorso nazionale di bellezza. Ah, bello, certo. Bello. Poi giravi anche per gli agriturismi in Italia. Si mangiava molto bene. Durante le selezioni. Allora, questo è Paolo, andiamo con gli abbinamenti. Grazie Alessia. Dirò dei personaggi, mi devi dire se portano gli occhiali oppure no, se sono con o senza occhiali. Pinocchio. No. Harry Potter. Sì. Nonno Simpson. No. Sì, il nonno Simpson ce l'ha. Ripartiamo. Gentilmente puoi dire senza o con, per correttezza. Grazie. Pinocchio. Senza. Harry Potter. Con. Nonno Simpson. Con. Diabolik. Senza. Betty Boop. Con. No, Betty Boop non ce l'ha. Ripartiamo. Pinocchio. Senza. Harry Potter. Con. Nonno Simpson. Con. Diabolik. Senza. Betty Boop. Senza. Bianconiglio. Con. Nano Dotto. Con. Zorro. Senza. Darth Fenner. Senza. Archimede Pitagorico. Con. Tarzan. Senza. Mary Poppins. Senza. Dylan Dog. Senza. Rocker Duke. Con. Calimero. Senza. Puffo Quattrocchi. Con. Mafalda. Senza. Candy Candy. Senza. Charlie Brown. Senza. Clark Kent. Con. E bravo! Grazie. E bravo Paolo, riesce anche lui a raddoppiare. Paolo, in Germania esistono birrodotti fatti apposta per il trasporto della birra, vero o falso? Falso. E invece è vero, può sembrare strano, ma ci sono i birrodotti, vero Laura? Eh sì, può sembrare decisamente strano, ma i birrodotti esistono davvero. Infatti, per esempio, tutti i bar che si trovano attorno allo stadio di Gelsenkirchen in Germania, appunto, sono collegati ad un'enorme cisterna di birra da 5 km di tubi che si diramano poi in tutta la città. Anche nella città danese di Randers, i bar e i ristoranti sono collegati a condutture che un tempo appunto servivano a collegare, a trasportare direttamente la birra dalla fabbrica al consumatore. Bene, curioso, errore per Paolo. Andiamo da Francesco. Papa Francesco è stato il primo papa a poter telefonare al suo predecessore. Vero o falso? Vero. È vero. Vero. No.
perché l'elezione di un Papa di solito coincide con la morte del predecessore, ma nel caso di Papa Francesco invece non è stato così, visto che Benedetto XVI, Papa prima di lui, si è dimesso e quindi una delle prime cose che ha fatto Papa Francesco è stata quella di telefonare a Josef Ratzinger, a Papa Benedetto XVI. Andiamo da Paolo. I produttori di cera d'api sono detti cerasicoltori, vero o falso? Falso. Falso, i cerasicoltori sono quelli che coltivano il ceraso, cioè il ciliegio. 52, 65, 85, 97. Primo evento, il giovane Adriano Celentano diventa papà. 65. Esatto, nacque Rosita. Rosita, il 17 febbraio. Errore per Marco. 65. Marco è a rischio eliminazione e punta il dito. Contro Paolo. Paolo, arriva il cubo per te. Fermalo quando vuoi, aspetta che arriva. Ecco, è arrivato. Stop. Giochiamo con la lettera M. M. Curzio, autore de La pelle. Maltese. No. Malafronte. No. Malaparte. Sì. Noioso. Passo. Sostanza sciropposa. Melmosa. No. Passo. Provincia della Basilicata. Matera. Sì, il nome di carta cantante. Marco. Sì. Anime dei defunti nell'antica Roma. Miti. No. Mani. Noioso, monotono, sostanza sciropposa, melassa. Paolo, vabbè, ci sei divertito? Di nuovo, evviva Carlo! Grazie Paolo, buon rientro a casa.